Il Rotary Club Lovere Isio Brino ha donato alla SST della Valcamonica un fibronasolaringoscopio con luce stroboscopica che consente di visualizzare in modo accurato faringe e laringe, così da poterne evidenziare tutte le principali patologie, soprattutto di natura oncologica. Una delle vie d'azione del Rotary è la salute e cosa meglio di quest'anno poteva essere utilizzato come service o essere obiettivo per un nostro service. Ecco perché abbiamo deciso di intervenire sul territorio, donando appunto questo vino naso laringoscopio all'ospedale all'SST di Valle Camonica. Il nuovo strumento risponde ad una specifica esigenza del territorio. Infatti, i carcinomi della laringe e della ipofaringe rappresentano una delle patologie di maggior impegno clinico del reparto di Esine. In casi selezionati si potrà fare delle biopsie mirate in sedi sospette neoplastiche o precancerose, o già francamente cancerose, senza indurre l'anestesia generale, quindi anche in soggetti per i quali una narcosi può essere talora rischiosa. Con questa nuova attrezzatura, la divisione di otorinolaringoiatria di Esine si pone al secondo posto nella provincia di Brescia per strumentazione e servizi di alta qualità scientifica forniti ai pazienti. Questo ulteriore strumento, un laser nuovo, un microscopio nuovo, cioè la divisione effettivamente in questi anni è cresciuta dal punto di vista della dotazione tecnologica. Di qui a poco avremo anche a disposizione la monitorizzazione intraoperatoria del nervo ricorrente, del nervo facciale, quindi per la chirurgia della tiroide e della parotide. Il fibronasolaringoscopio con luce stroboscopica donato alla Sanità Camuna ha un costo complessivo di 20.000 euro, interamente raccolti dalle liberalità dei soci del Rotary. L'intera somma è stata versata dal club e grazie al contributo e al sostegno dei soci che hanno appoggiato l'iniziativa mia e del Consiglio. Il nuovo strumento va ad aggiungersi al bagaglio tecnologico di alta qualità di cui il reparto di otorino dell'ospedale di Valle Camonica è dotato.